Buongiorno a tutti dell'U65. È notizia di oggi, in campo femminile, calcistico ovviamente, l'addio di Ali Aguagni alla Fiorentina. Il capitano della Fiorentina è nazionale italiana, è giocatrice della nazionale italiana di calcio femminile, lascia la Fiorentina per andare in Spagna, molto probabilmente all'Atletico Madrid. Non è ancora sicura se sia l'Atletico o il Real Madrid, che quest'anno sarà per la prima volta col suo nome nel campionato femminile. È un addio pesante, soprattutto per la Fiorentina, perché è una giocatrice forte, che mi sarebbe piaciuto avere anche alla Juventus. È un'avversaria leale, è una calciatrice che va praticamente all'estero alla soglia dei 33 anni ed è viola praticamente da quando ne ha 10, quindi per lei un addio ovviamente tra le lacrime, ma probabilmente ha deciso di provare un anno da professionista, perché purtroppo la nostra Lega di Serie A sta facendo di tutto per dilungare i tempi del professionismo, che porterebbero più facilmente nuovi campioni dai campionati, nuove ragazze dei campionati stranieri in Italia, alzando il tasso tecnico e fisico, obbligando le calciatrici di livello a fare l'esperienza prima del finale di carriera. Quindi Ali Aguagni emigrerà a Madrid, su quale sponda poi vedremo. La Fiorentina perde anche Ilaria Mauro, il suo centravanti, in questo caso. Ilaria Mauro va all'Inter, che quindi ha piazzato un colpo in attacco con Ilaria Mauro, che farà coppia quindi con Terenzi, quindi due nazionali, perché evidentemente l'Inter sta alzando il tasso tecnico della squadra. Che dire, andare piano è sempre deleterio, perché purtroppo il campionato doveva seguire di pari passo il mondiale femminile. Quest'anno poi col Covid c'è stato un ulteriore arresto. Nel 2022 ci sarà professionismo? Diciamo che ci si poteva arrivare anche un po' più velocemente, evitando che forse delle giocatrici valide, italiane, impoverissero il nostro campionato, che già non è ricchissimo di campioni stranieri, che ovviamente non vengono a fare le dilettanti in Italia, visto che sono professioniste all'estero. Quindi, cara Lega, caro Gravina, vediamo di accelerare i tempi, perché qua, invece di migliorarlo il campionato, lo si sta impoverendo. Non vorrei che anche qualcuna delle campionesse della Juventus decidesse, qualora ci fossero ulteriori tentennamenti, di tentare la fortuna e soprattutto di tentare di guadagnare qualche soldino, perché di sicuro non diventano ricche in Italia giocando a calcio. Non vorrei mai che una Bonassea, una Girelli, emigrassero all'estero o impoverissero ulteriormente il nostro campionato. Un saluto a tutti dagli U65 e vediamo di svegliarci.